Ciao, ben arrivati al nostro appuntamento con l'amore e le relazioni. Grazie, grazie per tutte queste cose belle che mi dite. Ci dobbiamo vedere ogni 2 settimane allora. Buonasera a tutti. Mentre arrivate, narcisista e l'amore. Sì, questa sera parliamo del narcisismo e dell'amore. È un argomento molto che almeno una volta nella vita, in maniera diretta o indiretta, ne abbiamo sentito parlare. Ecco, nel frattempo che arrivate tutti, ben arrivati. Ciao Valentina, ciao Milena, ciao Anna, ciao Ezio, ciao Emilia, ciao Mario, ciao Juana, ciao Laura, ciao Privigrazia, ciao Bonde San Vito, ciao Maria, ciao Giuseppe, ciao Raffaella. Vi è piaciuto il video del mare? Fantastico! Vi auguro davvero un amore così trasparente, così bello, così immenso. Eccoci! Posto. Allora, io abbasserò il volume, sentirete un po' di caos perché oggi si è laureato mio cugino e quindi stanno arrivando tutti perché festeggiamo e sono qui accanto a me, accanto al mio studio. Quindi se sentite un po' di caos questa sera è assolutamente normale. E quindi, ma nonostante questo, non potevo assolutamente rimandare ancora la nostra diretta. Sono 2 settimane che non ci vediamo, spero stiate bene, spero che questo video vi trovi bene sia emotivamente sia fisicamente. Ciao Enza, ciao Paolo, ciao Giusy, ciao Cri, ciao Daniela, e parliamo un po' di una cosa. Eccoci, allora io parto. Se sentite dei rumori, casino, è tutto normale perché diciamo che la mia famiglia è molto vivace e quindi, e poi grazie mille. Allora, sentite bambini, sentite tutti, vabbè, faremo una diretta così un po'. Ecco, sono arrivate le stelle, grazie per tutte queste stelle che mi state inviando, grazie per tutti questi complimenti, bellissimo. Sono molto felice che mi troviate molto bene, effettivamente sto veramente veramente bene, ecco. E ciao Rino. Allora, abbiamo detto amore e narcisismo, come siamo messi? Beh, sicuramente almeno una volta nella vita in maniera diretta o in maniera indiretta magari ti sarà capitato di avere a che fare con una persona con un disturbo narcisistico di personalità. E quindi allora, e parliamo però, volevo questa sera, in questa diretta che sarà tumultuosa, vivace per i rumori che sentirete, per l'allegria, perché è un giorno di festa oggi qui a casa, come giusto che sia, e volevo focalizzarmi sull'amore e sulle relazioni. Intanto sappiate che è veramente, veramente molto difficile essere in coppia con una personalità che appunto è narcisistica, quindi è davvero un bagno di sangue dal punto di vista emotivo, dal punto di vista di qualsiasi tipo di risorse, perché la personalità narcisistica ti tende proprio all'inizio a ovviamente a innalzarti, quindi fa questo love bombing, vabbè, io ovviamente parlo al maschile, cioè come se mi rivolgessi alle donne, ma naturalmente
le cose che ti sto per dire valgono sia per gli uomini che per le donne. Quindi all'inizio sei il partner perfetto, sei la donna perfetta, sei la donna che assolutamente ha sempre sognato, ha sempre desiderato, finalmente ha incontrato la sua anima gemella. Quindi che cosa accade? Che da lì a breve ti fa proprio andare up, quindi ti fa volare, intercetta quelli che sono i tuoi bisogni e cerca di ricalcarli pari pari. Quindi sei la donna della sua vita, ti vuole sposare, vuole avere un figlio con te, magari ci prova pure. Vuole andare a convivere, insomma, tutta una serie di cose che comunque in qualche modo le fa per quale motivo? Perché vuole subito agganciarti, perché una volta che ti aggancia vuole controllarti, perché una delle caratteristiche della personalità narcisistica, oltre ovviamente alla mancanza di empatia, perché dire un cane sarebbe un grande complimento, perché il cane è un animale, diciamo, comunque che è empatico, quindi che cosa fa? Ti dice una serie di cose bellissime che ti fanno praticamente volare al settimo cielo e poi ti toglie il terreno sotto i piedi. Quindi prima sei la donna perfetta, sei il partner perfetto che ha sempre sognato, ha sempre desiderato e poi all'improvviso, quindi nella fase di love bombing, e poi che cosa accade? E per quale motivo fa questo? Fa questo proprio perché ha questo bisogno di agganciarti, perché è una delle caratteristiche dei narcisisti, appunto, che hanno bisogno di controllare qualsiasi cosa. Quindi ti aggancia facendoti in qualche modo abbassare le difese, e quindi tu credi, ci credi ovviamente, soprattutto se sei, se magari hai bassa autostima o se sei in un periodo della tua vita dove magari sei abbastanza fragile, quindi credi a tutto quello che ti dice, quindi ti aggancia, e una volta che lui sente di averti conquistato, con quella stessa facilità, con quella stessa leggerezza con cui ti ha portato su, up, con quella stessa leggerezza praticamente ti dà una spinta, proprio così, no? Avete presente una persona che ti porta in cima alla montagna e poi con quella stessa leggerezza, quando ti ha portato proprio up, fa così, con un soffio, e ti butta giù, perché quella persona è totalmente non empatica, è una persona veramente anaffettiva, è quasi come se non avesse un cuore, anche perché il cuore che cosa fa? Te lo strappa e tu non ti rendi conto, e molto spesso resti invischiato a quella storia e a quella persona perché non riesci a praticamente a non capire come possa essere, cioè hai proprio difficoltà a capire, dici ma questa persona fino a 10 giorni fa, fino a 15 giorni fa, fino a un mese fa mi diceva ti amo, sei la donna della mia vita, voglio avere un figlio con te, voglio sposarti, sei la persona più bella che abbia mai incontrato, eccetera, eccetera. Quindi praticamente hai difficoltà a credere perché hai difficoltà a mettere insieme i pezzi. Ma questo è assolutamente esatto, questa è una perfetta sintesi. Vi sto facendo una sintesi proprio veloce, veloce, veloce. Chi purtroppo ha vissuto questa esperienza, il narcisista può guarire? Mi viene chiesto da Maria. Intanto guarisci se accetti, se è in qualche modo di essere malato, tra virgolette, no? Se riconosci che hai un problema. Il narcisista, essendo una personalità che praticamente, per carità di Dio, è una persona che proprio non si confronta, è una persona che si crede perfetta, si crede, cioè, se c'è qualcosa che non va, è sicuramente sono stati gli altri a sbagliare, sono stati sicuramente gli altri a indurre il narcisista in errore, quindi difficilmente si mette in gioco il narcisista, difficilmente si mette proprio a confronto. Quindi se non riconosci in qualche modo di essere carente in qualcosa, se non riconosci di essere malato, tra virgolette, di conseguenza non puoi mai guarire. Guarisce chi praticamente ha consapevolezza che c'è qualcosa che non va.
ma essendo lui, credendosi comunque come una delle persone più fighe al mondo, beh, per quale motivo dovrebbe andare in relazione? Ma sicuramente manda te in terapia, sicuramente manda te ai matti, sicuramente manda te ai pazzi, perché lui pazzo non diventa, perché in qualche modo funziona così, è proprio abituato a manipolare gli altri, perché gli altri sono proprio... sono tutti strumentali, sono tutti funzionali a quella che è la sua vita. Quindi se servi, servi. Se non servi, a che servi? Quindi ti caccia via. Grazie, ci sono strategie per difendersi. Allora, Maria, intanto la strategia numero uno per difendersi è praticamente aumentare la propria autostima. È ovvio che quando tu ti ami, quando tu ti ami, quando tu sei in connessione profonda con te stesso, riesci a capire che magari quel love bombing iniziale, questo amore all'ennesima potenza, questo corteggiamento esasperato, esasperante, non è perfettamente autentico, ok? Quindi quando tu impari ad ascoltare bene te stesso, bene te stessa, sicuramente e ti ami, sicuramente non cadi ai primi complimenti o alle prime carinerie, o ai primi paroloni o anche fatti che fa, perché poi queste persone fanno anche dei fatti molto molto concreti. Ovviamente affinché ciò possa accadere devi veramente amarti tanto, perché intanto quando ti ami non è che ti lasci andare subito, ma ti lasci andare un po' per volta. E poi anche nel caso dovessi in qualche modo essere vittima o ritrovarti vittima di una personalità narcisistica, quando ti ami, hai sicuramente maggiore facilità di fuoriuscita da questa relazione, perché sei uscita e devi riuscire. Sei uscito e sei entrato, quindi scusatemi, sei entrato e devi uscire, devi andare via, devi allontanarti, devi lasciare questa persona e sicuramente la lasci con maggiore velocità e con minore sofferenza possibile, tra virgolette, se ti ami. E per amarti c'è una bellissima cosa che puoi fare, perché dici: ok, ma come faccio ad amarmi? Proprio per rispondere a questa domanda in maniera concreta, in maniera fattiva, puoi iscriverti subito al corso dal vivo che terrò a Roma dal 23 al 25 ottobre. Quindi questa è la data ufficiale, non è ancora scritta sul sito, ma te lo dico adesso, 23-25 ottobre, quindi puoi iscriverti andando sul sito www.amarsiperamare.it. Saremo 3 giorni insieme dove ti prenderò per mano, ti guiderò passo dopo passo e ti aiuterò a capire quali sono le cose concrete, pratiche che devi fare proprio per amare te stesso, saper riconoscere la persona giusta. Eventualmente, se sei in una relazione tossica, lasciare, mollare quella sbagliata e vivere finalmente la relazione dei tuoi sogni. Ovviamente al corso Amarsi per Amare, che si terrà a ottobre dal vivo a Roma dal 23 al 25, dal 23 al 25 imparerai anche come avere maggiore fiducia in te stessa, aumentare la tua autostima e naturalmente sicurezza. Ok, sentite tutto il caos, però è tutto normale, quindi io cerco di alzare un po' la voce, però è bello perché è una serata di festa qui a casa mia. Il corso è la migliore che puoi fare per amare te stesso, assolutamente sì. Quindi per iscriverti, non so se ecco, Mary, puoi scriverlo anche su Giovanna De Maio su Facebook. Quindi per iscriverti, Michele, puoi mettere il bannerino. Per iscriverti basta andare su www.amarsiperamare.it. Fallo subito e in maniera tale che questa è la migliore strategia per difendersi dai narcisisti, perché più ti ami, più sviluppi quel sesto senso, più sviluppo quell'intuito. Ecco, cioè, iscriviti subito al corso dal vivo Amarsi per Amare, www.amarsiperamare.it dal 23 al 25 ottobre a Roma. Quindi
Quindi iscrivetevi subito al corso. Questo è il più grande regalo che tu possa fare per te stesso ed è l'unica strategia che praticamente puoi adottare per, diciamo, riconoscere nel minor tempo possibile i narcisisti e qualora tu dovessi in qualche modo, cadere nella loro trappola, ok? Quindi credere. Perché all'inizio ti sembra tutto bellissimo, ti sembra tutto perfetto, ti sembra tutto fantastico. Qualora anche tu ci dovessi cadere, tranquilla, perché quando tu impari ad amarti, sicuramente ne verrai fuori nel minor tempo possibile. Altrimenti una persona che non si ama, come purtroppo accade a tanti, rimane in relazioni tossiche, disfunzionali, senza senso, che non ti portano a nulla per tanto tanto tempo, e intanto la cosa più preziosa è appunto il tempo e va via, e quindi va via la tua vita. Ha perso una persona che veramente non ne vale la pena, che non meritava nemmeno una briciola del tuo amore. Perché i narcisisti praticamente dovete immaginarli come dei secchi, ok? Dei secchi bucati. Quindi non sarà mai abbastanza tutto quello che tu possa fare per lui, per lei. Non sarà mai abbastanza perché più verserai amore, ok? Tutto quello che dai perderanno tutto perché sono dei contenitori bucati. Noi invece diciamo, ok, la persona che è in grado di amare in maniera vera, in maniera sana, è sempre un contenitore, è sempre un secchio, ma non è bucato, dove se dai amore lo trovi, ok? Non è che devi essere sempre lì continuamente a rifocillare, a rifocillare, a rifocillare, cioè devi avere sempre una pompa dell'acqua sempre aperta che deve in qualche modo innaffiarli, ma può. Ma non sono in grado di contenere l'amore non sono in grado di contenere l'amore che tu possa donare loro. Allora, per quanto riguarda il corso si terrà a Roma, non si terrà né a Milano né a Napoli, il corso si terrà a Roma, che è a parte la città più bella, una delle città secondo me più belle al mondo, ma semplicemente per una questione strategica, perché Roma si trova al centro, quindi sia chi è al nord e chi è al sud, Roma è perfetta, quindi insomma è anche un modo per prendersi un weekend, per prendersi, per staccare e più, cioè amarsi significa iniziare a fare delle cose diverse. Perché se probabilmente, se in questo momento non ti ami, è perché sicuramente fai tutta una serie di cose che non contribuiscono ad amarti. Quindi una delle cose diverse che tu possa fare è appunto anche prendere un treno, spostarti, andare in qualche modo in un'altra città. Già questo passettino è fondamentale. E come in qualche modo per farti capire, ed è fondamentale ed è funzionale, iniziano già ad accadere delle cose belle nella tua vita. È come quando, ad esempio, non so se ti è mai capitato di chiamare il terapeuta, lo psicologo, quindi non so se ti è mai capitato di chiamare un terapeuta, lo psicologo, già dal momento in cui tu prendi il telefono, ok? Quindi chiedi aiuto, già lì è iniziato il processo di cambiamento, già lì è iniziato il processo di, tra virgolette, guarigione, ok? Proprio perché c'è bisogno di fare quell'atto. Quindi quando tu ti metti in un treno, ti sposti, prendi la macchina, prendi l'autobus, qualsiasi cosa tu voglia, e fai qualcosa per, beh, già lì è il processo di amore già in atto perché stai facendo qualcosa per te. Ovviamente, ragazzi, se io parlo di amore e di relazioni, non è perché sono, diciamo, a parte che sono un tecnico, ma per quale motivo ho scelto di specializzarmi in amore e relazioni? Proprio perché ho sofferto tanto e tra le mie sofferenze, certo, ho beccato anche il narcisista, quindi so benissimo di che cosa si parla e quindi, insomma, è un'esperienza che sicuramente mi ha arricchito tantissimo, sia dal punto di vista personale, sia dal punto di vista professionale.
Puli dice: appena riesci a capire chi hai a che fare con un narcisista, non te ne accorgerai subito. Ecco, elegantemente cambia strada, o ti farai del male inutilmente. È una partita persa in partenza. Assolutamente sì, ha assolutamente ragione. Assolutamente sì, perché è veramente una partita persa in partenza. Anche perché la natura fugace e instabile dell'esperienza amorosa con un narcisista, appunto, immaginate questo secchio pieno di buchi. I narcisisti hanno bisogno, cioè se vi dovete portare a casa una sola cosa, magari siete già a casa, però se vi deve alla fine di questa diretta, alla fine di questo video, se vi deve rimanere una sola cosa, voglio che vi rimanga impressa l'idea, l'immagine del narcisista appunto come un secchio pieno di buchi. Avete presente un secchio? Ecco, immaginate questo secchio pieno di buchi, ok? Quindi, visto che sono bucati, ok? Quindi non riescono a trattenere, hanno bisogno di un flusso costante di amore. Rispetto, ovviamente, guai a non rispettarli, perché tu devi rispettare loro, ma loro ovviamente se ne infischiano altamente di te, di quelli che sono i tuoi desideri, di quelli che sono i tuoi bisogni, di quelli che sono i tuoi tempi, di quelli che sono i tuoi impegni. Quindi i narcisisti hanno bisogno di questo flusso costante di amore, rispetto e cura incondizionati proprio, e nessuna ovviamente quantità di amore, nessuna quantità di rassicurazione è mai abbastanza, ma la stessa cosa non sarà mai abbastanza l'amore che date, la gentilezza, l'empatia, ok? Quindi i loro secchi saranno sempre vuoti, non possono essere pieni perché sono bucati, quindi è difficile. Quindi a volte che cosa accade? Che chi è vittima di una personalità narcisistica, ok, pensa che magari è lei o lui a sbagliare perché dice: ok, non amo abbastanza. Quindi che cosa fa? Dai ancora di più e più dai, più in qualche modo che cosa accade? Comunque non ti torna nulla dietro, ok? Tranne abituare l'altro al fatto che in qualche modo sei alle sue dipendenze. Quindi ricordati che purtroppo nessuna quantità di amore o di rassicurazione servirà, per quanto tu possa essere gentile, empatico, amorevole, presente, possa fare qualsiasi cosa a casa, fuori casa, ok? Non è mai, mai abbastanza. Quindi il loro bisogno di affermazione, questo loro bisogno di affermazione, di attenzione, è perché devono in qualche modo sentirsi vivi, devono promuovere loro stessi, ok? Loro praticamente possono solo adorare e amare. Che cosa fa il narcisista? State lontano dai narcisisti, cioè ormai questa cosa purtroppo è accaduta a tutti. Interrompere un rapporto per scuotere un narcisista. Sicuramente il narcisista, una delle cose di cui ha più paura è l'abbandono, ok? Quindi lo può scuotere, ma mentre tu lo stai abbandonando, molto probabilmente quella persona ha già altre fonti, altre vittime, altre fonti di approvvigionamento, perché il narcisista di per sé in qualche modo gioca su più tavoli, ti fa credere di essere l'unico, l'unica, ma poi alla fine, mentre in qualche modo tu lo stai abbandonando, è roba di poco. Magari sta già con qualcun altro, se non è ritornato con il suo ex, quindi, oppure ha delle nuove vittime. Quindi sì, puoi interrompere il rapporto con il narcisista, ma non ti aspettare che magari in quel momento cambi. Magari può avere come dire, un sussulto alla coscienza, magari nel più fortunato dei casi. Purtroppo è così, lo so, è una cosa molto triste. Chi
e in qualche modo c'è caduto, sa bene che cosa significa. Maria Antonietta dice: sto ancora soffrendo per questa persona, mi ha fatto impazzire perché mi faceva sentire, mamma mia, sbagliata in tutto, assolutamente sì. E sei troppo grassa, sei troppo magra, i capelli troppo ricci, i capelli troppo lisci, sai cucinare bene, non sai cucinare, sai ordinare, non sai ordinare, sei troppo qui, sei troppo lì, cioè non sei mai abbastanza, ok? Qualsiasi cosa tu faccia, qualsiasi cosa tu sei, non sei mai abbastanza. Ovviamente non all'inizio, dove in qualche modo ti esaltano come la persona migliore che tu possa essere, ma durante la fase di svalutazione. Quindi, il problema, allora, loro praticamente adorano, tra virgolette, mi ricordo che mi diceva, mi fai sentire amato, ecco, ti amo perché mi fai sentire amato, ecco, c'è questa cosa, io ti do questa cosa perché tu mi fai sentire in questo modo, ma non sono in grado di amare in maniera, tra virgolette, slegata dal loro senso utilità, cioè, ma a me che cosa torna? Io ti amo perché tu, ma nel momento in cui tu non fai più questa cosa qui, quindi nel momento in cui si rompe l'elettrodomestico, quindi tu non funzioni più, io non ti amo più. Questa è la cosa assurda. Allora, quindi possono amare, tra virgolette, le persone che danno loro l'illusione di riempire il loro secchio bucato. E, per questo le fanno innamorare, ok? E, la persona psicologicamente sana ha lo stesso secchio, ma poiché il secchio è intero, quindi non è bucato, può essere riempito e rimanere così. Un secchio pieno, ok? Quindi una persona che è sana psicologicamente, ecco, tu mi fai sentire uomo, esatto, ecco, tu mi fai sentire uomo. Un secchio pieno promuove l'amore per se stessi e per gli altri. Quando tu sei pieno, ovviamente puoi anche donare l'amore perché non lo disperdi. Quando il secchio è pieno, quindi quando tu sei psicologicamente sano, provi anche una sana avversione verso chi magari cerca di prendersi troppo da te, quindi magari cerca di prendersi troppa acqua senza magari poterlo riempire, perché i rapporti sani sono fatti di reciprocità, ok? Un rapporto sano, dicasi rapporto sano, un rapporto reciproco, dove ci sono entrambi i partner, danno e ricevono, e soprattutto un rapporto sano è fatto da due persone sane. Quindi il narcisista purtroppo non è sano emotivamente, ok? Una persona che ha un'autostima bassissima, a differenza di quel che fa sembrare, proprio perché pompa al massimo quella che è la sua autostima, quella che è la sua apparenza, proprio perché più pompa l'apparenza, perfetto, più pompa l'apparenza, proprio perché non ha essenza, ok? Quindi ha bisogno di, in qualche modo, ha bisogno in qualche modo di valorizzare l'esterno, tutti gli effetti speciali, le cose fenomeniche che fa. Poi ne faremo una puntata a parte. Esatto, hai centrato, mi sento amata, per questo sto. Esattamente, come vedete, il copione purtroppo è quello. Quando il secchio del narcisista è vuoto, il che per loro è praticamente un problema perpetuo, perché loro, cioè, questo secchio è sempre bucherellato. Infatti hanno un bisogno costante di che cosa? Di approvazione, di ammirazione, di conferme. Quindi oppure appena sentono che praticamente non stai dando più amore, perché magari in quel momento hai il tuo lavoro, hai un tuo genitore che non sta bene, hai magari un problema di salute, ok? Hai un problema di salute o sei presa da altre cose, ok? E quindi appena magari in qualche modo si rende conto che tu non sei lì a pompare in maniera costante a mille, a palla,
appunto il loro a dare amore perché il secchio è bucato, quindi appena vedono che il secchio un po' si asciuga perché magari da qualche ora o da qualche giorno non sei lì che dai amore perché magari a un certo punto ti piacerebbe anche ricevere amore, magari, ok? Che cosa accade? Che la loro esperienza d'amore svanisce misteriosamente. Quindi quello che era iniziato come il sogno dell'anima gemella, del vero amore, si trasforma rapidamente nell'incubo, proprio in un incubo. Quindi ti trovi accanto un compagno di cella. Quindi, e che cosa accade? Che appena tu non dai più quello di cui loro hanno bisogno, automaticamente, dato che non sono in grado di riempirsi da soli, cercano subito un'altra vittima, ok? Cercano subito un'altra fonte da cui potersi approvvigionare. E quindi il loro disperato bisogno di tenere il secchio sempre pieno, ma vi ricordo che è uno sforzo praticamente pazzesco, perché immaginatevi. Ok, immaginatevi questo secchio bucherellato, quindi il loro disperato bisogno di tenere il secchio sempre pieno, ok, li riporta magneticamente alla ricerca dell'abbraccio amorevole di quegli ex o di quegli innamorati che perdonano loro ogni cosa. Ovviamente sono magnanimi, altruisti, perché poi sono molto bravi nell'identificare le vittime, quindi sono persone totalmente empatiche, sono persone magari di successo, sono persone che comunque per loro rappresentano un lustro, rappresentano comunque un trofeo, e di cui è come se fossero una sola cosa, e praticamente le persone con cui si accompagnano è come se fossero una loro estensione. Quindi, visto che non sono in grado di amarsi in maniera sana, ok? Immediatamente che cosa accade? Che cercano subito qualcuno che li in qualche modo li riami, che riannaffi il loro ego. Quindi ovviamente sono le persone che scelgono. Esatto, Romina, vedo che c'è grande, dicono che non hanno bisogno di nessuno, possono stare tranquillamente da sole. Sì, proprio, cara Giovanna, non è per niente così. Dicono. Io non ho mai visto un narcisista stare più di qualche settimana da solo, insomma, proprio fa una scimmia, no? È come una scimmia, come una liana. Praticamente la scimmia che fa la liana, prima di sganciarsi da un ramo, si assicura che in qualche modo sia presente l'altro ramo. Quando l'altro ramo sente di in qualche modo potersi affidare a quest'altro ramo, quindi agganciare, cosa fa? Molla l'altro, ok? Ma fa così, passa da una liana all'altra, perché effettivamente non ha radici in se stesso, ma trova questi rami ovunque. E chiunque, va bene, qualsiasi persona che sicuramente. Allora, i complimenti fanno piacere a tutti, i complimenti e le attenzioni fanno piacere a tutti, ok? Ma sicuramente una persona sana. Una persona sana non ha questo costante, disperato bisogno di complimenti, di attenzioni, eccetera, eccetera. Ok? Quindi fanno di tutto se si trovano da soli a ritrovare. Fanno di tutto per ritrovare in qualche modo persone che li riabbraccino, ok? Ovviamente le vittime che scelgono sono persone comunque molto altruiste, persone che si spendono tantissimo, persone generose, persone di un'empatia pazzesca, persone di successo, persone anche belle fisicamente, anche persone affermate dal punto di vista lavorativo, persone in qualche modo di cui loro possono avere bisogno perché non fanno queste le persone a cui si accompagnano non fanno altro che in qualche modo caricare quello che è il loro ego.
Bene, come i gorilla, hai ragione, dice Nicoletta. Non so se i gorilla fanno così. Ciao Alessandro, bello, eccoci. Bene, sentite sempre il caos qui, la vivacità, i bambini, che bello, vero dottoressa? In 4 giorni mi ha cancellato, è iniziata una storia. Bellissima questa. Figurati Nadia, in 4 giorni mi ha cancellato e ho iniziato una storia andando subito a letto a San Valentino perché avevamo litigato seriamente per tutti i motivi che ha elencato. Indovini, sta mettendo su casa con questa giovanissima psicologa, sono ancora incredula. È così, ma guarda, cara Nadia, questa è una, dice ok, mi ha mollato, ma meno male, ti sei salvata perché questa giovanissima psicologa è un'altra vittima purtroppo. Quindi questi sono comportamenti assolutamente normali per chi insomma è un narcisista patologico. Emanuele Talucci dice andate al corso, riappropriatevi del proprio essere se stessi. Sì, vi ricordo il corso, per iscriverti al corso puoi già farlo, puoi già farlo, quindi iscriviti subito su www.amarsiperamare.it. L'unico corso dal vivo che ti darà proprio, chi ha già frequentato anche il corso online nei miei precedenti corsi lo sa, io sono una persona molto pratica, molto pragmatica e molto concreta. Quindi se veramente vuoi prendere in mano la tua vita e smettere di soffrire per amore, continuare a scadere in relazioni tossiche con narcisisti, con manipolatori, che inevitabilmente non ti portano a nulla, solo a perdere la tua autostima, a perdere la sicurezza e a soffrire, beh, iscriviti subito su www.amarsiperamare.it. 3 giorni dal vivo dove potrai capire quali sono le principali tecniche, le principali strategie per amare te stesso e vivere finalmente la relazione che hai sempre sognato. Quindi saper riconoscere la persona giusta, lasciare eventualmente quella sbagliata per vivere, per amare ed essere amata e vivere la storia che hai sempre sognato. Chi per lavoro non può venire al corso ha possibilità di contattarla privatamente? Sì, assolutamente sì. Sto pensando ad un'altra soluzione. Chi non può venire al corso dal vivo? Ecco, Mariangela Palumbo ha fatto il corso online, perché abbiamo fatto anche il corso online Amarsi per amare a maggio ed è stata una bomba pazzesca. Quindi chi non potesse venire al corso dal vivo farò anche il corso online in un'altra data. Quindi o il corso dal vivo o il corso dal vivo dal 23 al 25 ottobre o a novembre farò il corso online. Io vi consiglio, per chi ha possibilità di venire al corso dal vivo, avete tempo per organizzarvi e per prendere in mano la vostra vita, anche perché se non la tua vita non la prendi in mano tu, beh, difficilmente qualcun altro può farlo al posto tuo. Quindi, insomma, è stato veramente potentissimo il corso online, potentissimo, e il corso dal vivo. Allora, le date del corso sono 23, 24 e 25 ottobre 2020 Roma e per iscriverti basta andare su www.amarsiperamare.it. Corso online, sì, esatto. Anche Ausilia ha fatto il corso online. Quindi, buonasera dottoressa, è indubbiamente un'esperienza a dir poco scioccante scoprire il proprio uomo. Mamma mia, proprio uomo, un romanticone ed un killer spietato. Guarda, hai utilizzato delle parole pazzesche, perché loro proprio sono il diavolo e l'acqua santa. Proprio romanticone e un killer spietato. È una gran fortuna accorgersene e liberarsene. Fuori da quella gabbia d'oro si sta sicuramente meglio, ma purtroppo non si è consapevole dei danni subiti. A mio avviso, il più grave è non aver più fiducia nelle proprie capacità di valutare l'altro. Hai perfettamente ragione, cara Rossana. È una cosa che accade a tutti, perché quando praticamente sei vittima di diciamo, di una storia tossica, sei vittima di una relazione con un narcisista, è davvero difficile riprendersi perché è una cosa veramente scioccante, perché è proprio difficoltà a mettere insieme i pezzi, difficoltà a dire,
Caspita, ma chi era la persona? Perché coesistono questa doppia natura, coesiste questa doppia anima dell'angelo, della persona super romantica, super elegante, super galante che ti ha fatto innamorare, e poi della persona anaffettiva, spietata, gelida, della persona quasi dici: con quegli occhi mi hai fatto innamorare, con quegli occhi cattivi in qualche modo mi stai uccidendo. Quindi è veramente, non è un'esperienza semplice. Intanto allora, ogni storia che finisce non è mai semplice, ok? Perché non è mai bello, non è mai semplice quando una storia finisce. Ma quando poi ti rendi conto di essere stata vittima, di una personalità che manipolativa, di una personalità, e quindi ti senti veramente, hai la tua autostima sotto i piedi e ti metti anche in dubbio, in discussione, dici: ma sono in grado di in qualche modo saper riconoscere poi, perché quando ti sei scottato hai paura pure dell'acqua fredda, ok? Assolutamente, ovviamente quando la persona è gelida, è affettiva, lo è anche con i figli, quindi basta vedere il punto, cioè quando una persona è anaffettiva non lo è solo con te. Perché una persona che dice di amarti e dopo 10 giorni praticamente non ti ama più, oppure per una litigata ti molla, o qualsiasi cosa, o non vuole confrontarsi, o in qualche modo ti molla, non vuole, cioè non contempla nemmeno il perdono, capisci che c'è qualcosa che non va. Ok, quindi una persona anaffettiva che non riesce a capire che magari tu stai male, stai soffrendo, perché quando due persone sane, sane sempre tra virgolette, psicologicamente si lasciano, c'è comunque empatia, ok? Cioè non è che invece dall'altra parte trovi una persona completamente gelida, completamente anaffettiva, ma poi che continua a essere ambivalente perché vabbè, tutta una serie di cose. Ovviamente ragazzi, il capitolo dei narcisisti in qualche modo è un capitolone. Emanuele mi dice: si nasce o si diventa? Come si diventa così? Questo dedicheremo una puntata, sicuramente sono persone che hanno sofferto tanto durante l'infanzia, quindi sono stati privati dei loro bisogni principali o sono stati super viziati, praticamente c'è questa forbice, no? O non sono stati riconosciuti i bisogni per loro fondamentali, o sono stati viziati, quindi sono stati considerati come tipo il re, il prete all'altare, no? Ecco, Lioks dice, Manuel dice, ecco, dolcezza e attacco ingiustificato, considerato come un angelo custode e poi come un maschio spietato, che proprio non sono anzi. E poi di nuovo i migliori complimenti e poi il totale disprezzo, totale sostegno e il bene dimostrato, assolutamente sì. Mi blocca e dopo un'ora mi sblocca, pazzi completamente, assolutamente sì. Quindi capite che possiamo veramente parlarne tanto dei narcisisti e sicuramente ne parleremo ancora. Ho scelto di fare questa diretta questa sera perché io prima di settembre, ottobre, ne ho parlato tantissimo proprio perché ho molti miei pazienti che sono state vittime di persone, sono cadute in queste relazioni tossiche. E quindi mai contenti di niente, assolutamente, vero, vero Carla, infelici della vita, completamente insoddisfatti, niente in me abbastanza. Ma poi alla fine tutto il non abbastanza, tutto quello che sfogano su di noi è il loro praticamente non essere soddisfatti, quindi è una proiezione. Quindi tu non sei abbastanza perché io non sono abbastanza. E quindi non sono felice di te perché io sono infelice di me. Quando tu sei sereno, quando sei felice, sai apprezzare quello che hai, apprezzi quello che sei, hai gratitudine e vedi il bello negli altri, ok? Ma in maniera costante, non come un secchio bucato.
con un figlio in comune come ci si difende. Ne riparleremo, cara Elisa Emma, perché il capitolone è grandissimo come immaginate. La cosa che vi posso dire, ve lo dico, ve lo sottoscrivo a gran voce, perché ci sono passata, quindi so benissimo di che cosa si tratta, so benissimo di che cosa si parla. Quello che posso dirti è che il miglior modo per difenderti da relazioni tossiche, da personalità, da narcisisti patologici, da personalità manipolative e da sociopatici e psicopatici, ok? È amarti, imparare ad amarti. E al corso del 23 e 25 ottobre, quindi iscriviti su www.amarsiperamare.it, ti insegnerò in maniera proprio concreta, pratica, come poterlo fare. E le cose che ti insegno al corso, a gran voce ti dico che non le insegnano né alla facoltà di psicologia, ok? Né alla scuola di psicoterapia, perché non ti insegnano, non c'è un solo libro, un solo esame, un solo weekend su come imparare ad amare se stessi, che è la cosa più importante che c'è. Io ho creato il corso che avrei voluto frequentare io una decina d'anni fa, ok? Proprio perché questo corso non esiste ed è fatto naturalmente da una psicoterapeuta esperta che vede tutti i giorni almeno 8-10 persone al giorno e si occupa da anni di amore e relazioni. Quindi cogli al volo questa opportunità, perché un corso di 3 giorni equivalgono a 3 anni di psicoterapia. E non lo dico io, queste sono cose che dicono le persone che hanno frequentato il corso, sia dal vivo sia online. E Federica dice: non vedo l'ora. Eccoci, sì, anch'io non vedo l'ora di abbracciarvi, conoscerci e in qualche modo soprattutto potervi aiutare, perché il miglior modo per difendersi dal non amore è amarsi. Detto ciò, c'è la festa che mi attende, aspettate. Avete sentito un po' di caos questa sera? Ti capisco, io ho mollato e sto molto molto meglio, esattamente, guarda, bravissima. Detto ciò, dal 23-25 ottobre a Roma, grazie per le stelle che mi avete inviato. Ho visto già 2 iscritti, bravi, complimenti, perché sì, io faccio anche terapia a distanza, assolutamente sì, faccio terapia con Skype o con WhatsApp video, assolutamente. E ricordati, l'amore a tutti i costi, purché non costi troppo. E il miglior modo per difenderti dal non amore è amarti, è riempire d'amore la tua vita e il tuo cuore, e saper riconoscere la e le persone giuste. Sì, lo potete frequentare anche online, scrivetevi e poi scrivete che lo volete fare online. Quindi per iscriverti al corso vai su www.amarsiperamare.it. Ti abbraccio, ti saluto e ti do appuntamento a martedì prossimo, al nostro altro appuntamento con l'amore. Ah, e grazie mille a tutti per tutti i commenti che mi arrivano in posta privata, in Messenger. Grazie, perché la pagina Giovanna De Maio sta volando, i post in maniera organica, quindi senza sponsorizzate, raggiungono 2000-2500 like a post. Pensate che ogni settimana i post e i video raggiungono milioni di persone, quindi questo lo devo solo grazie a voi. Quindi grazie, grazie, grazie di cuore. E spero davvero di potervi incontrare presto dal vivo e donarvi tutto ciò che ho imparato dalla mia esperienza personale, ma soprattutto clinica, per poter iniziare a gioire in amore e smettere di soffrire, perché tu vali e meriti di amare e di essere amato e costruire la storia che hai sempre sognato. Iscriviti su www.amarsiperamare.it. A martedì prossimo. Ciao.